Qualche minuto iniziamo. Adesso aspettiamo che di andare live anche su Twitch, che è una piattaforma sulla quale io punto molto, perché secondo me è proprio il futuro della comunicazione. E adesso ne voglio proprio parlare con un amico ospite che adesso vi presenterò. Vediamo un po'. Eccoci, perfetto, siamo live anche su Twitch. Bene, allora ragazzi, sono live e di solito faccio queste live il mercoledì sera alle 9 per parlare di fotografia e vorrei iniziare anche ad andare live in altre fasce, in altri orari, insomma, giusto per condividere considerazioni argomenti legati alla fotografia e legati alla comunicazione. Io in questo momento sono live con Massimo Uriani, giornalista, e adesso Massimo, eccoci, ci sei anche tu. Prova a parlare. Che ciao a tutti. Facciamo un po' di... Ciao Alessandro. Ma guarda, sì. Penso che per adesso tu stia salutando solo me, perché guarda... Siamo solo io. Piacere. Però guarda, io sono un grande sperimentatore e quindi devo assolutamente sperimentare tutti i canali di comunicazione possibili e immaginabili. Non mi è arrivata ancora la conferma che siamo live su YouTube, quindi fammi fare giusto un check e poi soprattutto devo verificare che si senta il tuo audio, perché quando io streamo da Zoom ho sempre il problema di condivisione dell'audio. Eccoci qua. Prova a parlare. Non ho un'attrezzatura particolarmente sofisticata, nel senso che utilizzo microfono e videocamera integrati nel computer, non ho... Eccoci. Non ho strumenti. Guarda, tranquillo, ci sto pensando io. Ma guarda che ti dovrei attrezzare, perché è il futuro, è veramente il futuro. No, senza temo, sono convinto che sia così, che sia un futuro che ci aspetta. Ed è un futuro meraviglioso, perché io mi ricordo, guarda, io quando avevo 15 anni con il mio amico Paolo e altri, avevamo il CB, ok? La ricetrasmittente dei camionisti in casa, e passavamo le nostre giornate a chiacchierare, solo che non eravamo fortunati come i ragazzi di oggi, che possono condividere anche il fatto di giocare a un videogioco insieme. Noi eravamo davanti a un microfono e vabbè, sì, c'era il fascino che sentivi questa voce lontana. Non sapevi neanche bene dove era. Ho un ricordo con il CB che avevo, fai conto, 11-12 anni, quindi parliamo metà degli anni 80, 83, 84, così ho fatto un viaggio con degli amici di famiglia. E con la roulotte siamo andati in Grecia, però via terra, quindi abbiamo attraversato quella che allora era ancora la Jugoslavia con il CB, perché eravamo due roulotte, due gruppi, quindi per parlare tra di noi, e poi era anche divertente parlare con chi incontravi per strada, era molto divertente. Se non che arrivati alla frontiera di Trieste, e niente, ce l'hanno piombato, perché in Jugoslavia non si poteva assolutamente avere niente di simile, e quindi l'hanno piombato, hanno messo i sigilli che poi hanno tolto alla frontiera a sud, alla frontiera con la Grecia, la parte continentale della Grecia. E a me ho questo ricordo veramente di questa procedura che era stranissima per me, insomma, vedere anche forse 10 anni, ero anche più piccolino, di questa piombatura, insomma, sapeva un po' di così, sapeva un po' di spionaggio, era un po' di divieto, insomma, un po' di clandestinità. Ma sì, ma perché... Però eravamo tutta piombata. Perché devi sapere che le frequenze sono di dominio, cioè sono di proprietà dell'esercito.
Quindi l'esercito può decidere, sai quelle cose anti-golpe, anti-invasione, può decidere di sequestrare le frequenze, quindi, e quindi non può trasmettere nessuno, no? Le famose radio clandestine, no? E, libera una serie di frequenze all'interno delle quali poi i costruttori costruiscono la rice trasmissione. Chissà se ancora adesso viene utilizzato o è stato soppiantato da cellulari e altri modi di comunicazione. Ma io penso che i camionisti, che sono sempre stati grandi utilizzatori del CB, ancora ce l'abbiano. Non penso che sia stato sostituito. Adesso ci sono, internet ha un po' rovinato la magia, però insomma ci sono ancora al suo divertimento, un po' ancora si percepisce quel fascino. E comunque, come ti stavo dicendo, adesso la possibilità che ognuno ha di andare in diretta da casa sua con un bel microfono, con una bella videocamera, eccetera eccetera, oramai ci ha portato in un mondo completamente diverso. Sì, assolutamente sì. È uno strumento. Dobbiamo forse ancora capire esattamente quanto ci servirà questi due mesi di lockdown, anzi questa quarantena forzata, questi arresti domiciliari forzati ci hanno dato fatto fare una prova colossale che nessuno si aspettava. Cioè, in diversi campi hanno forse dato veramente una botta di energia in tantissimi settori, dallo smart working a appunto questi strumenti di connessione. Quello che prima facevano appunto i ragazzi condividendo le loro giornate con i videogiochi per vedere agli altri così, ed era solo loro, adesso lo stiamo utilizzando noi per chiacchierare tra di noi, cosa che probabilmente non avremmo fatto in condizioni normali. Ci saremmo messi d'accordo, ci saremmo visti, non ci sarebbe forse venuto in mente di organizzare un incontro, organizzare un incontro di questo tipo. Esatto. Senti, ma parliamo del perché siamo qui. Insomma, noi stiamo organizzando una diretta, una chiacchierata un po' strutturata, insomma, per lunedì sera. Insomma, adesso poi in newsletter a tutto il mio vastissimo pubblico condividerò questa cosa magari domani, che è il primo maggio, quindi vorrei festeggiare lavorando come dire. Guarda, per me è sempre stato così, guarda, per me io festeggio il lavoro lavorando, certo. Poi ovviamente è un giorno in cui anche i miei bambini non hanno video lezioni, i miei bambini stanno lavorando più di me in questo periodo e domani si riposeranno, quindi vedremo un attimo di stare insieme. E dicevo, comunque scriverò che noi faremo una bella chiacchierata, perché tu sei giornalista, sì. Presentati da solo, perché so che... sono giornalista da qualche tempo, ormai una ventina d'anni, 20 anni anzi, 21 per l'esattezza, e ho lavorato tanti anni in redazioni. Ho iniziato con il giornalismo scientifico, che mi è rimasto sempre un po' nel cuore, poi è andato via via scemando l'interesse pubblico per tutto quello che è la ricerca scientifica, e quindi mi sono riciclato. Prima sono finito a lavorare, è proprio un termine che mi dà abbastanza l'idea di che cosa vuol dire. Sono andato a lavorare a Brava Casa, che era un giornale di arredamento, dove mi occupavo di tutto quello che è la parte della sostenibilità e dell'energia. Erano anni in cui era l'inizio proprio della diffusione di quelle che erano le case passive, le case con impianti solari, era molto interessante. Dopodiché, con quegli scherzi che solo la vita sa in qualche modo crearti, sono andato a lavorare, mi hanno chiamato a lavorare per Novella 2000, che è quella che in modo altisonante viene definita la Bibbia del gossip. Però lo è davvero, la Bibbia del gossip. Tra l'altro Novella è una testata, suppongo sia la testata
ancora viva, più vecchia che ci sia in Italia, perché è nata come novella 100 anni fa, nel 1919. Esattamente l'anno scorso la signora ha compiuto 100 anni. Insomma, è stato un periodo estremamente interessante. Adesso da qualche anno sono diventato freelance, continuo a collaborare in modo attivo con Novella 2000, più altri lavori. Insomma, scrivo per chiunque ne abbia bisogno, abbia pensieri, non trovi le parole per farlo. Diciamo, mettiamola così. Non ho capito, 100 anni, però il nome, no, l'editore è cambiato. No, gli editori sono cambiati tantissimi. Ah, okay. Sì. E anche il nome in realtà è un po' cambiato, perché era nata proprio come novella e basta, ed era un giornale di novelle, cioè ci scriveva Pirandello, per intenderci, la Deledda, cioè scrivevano, cioè, pubblicavano proprio novelle. Poi è successo che negli anni 80, se non ricordo male, la testata andava male, a quel punto l'editore era Rizzoli, e Rizzoli in persona voleva chiuderla perché, vabbè, non funzionava la testata. E un Biagi, giornalista di grandissima esperienza, all'epoca era direttore editoriale della Rizzoli, disse: no, non chiudiamola, la trasformiamo in un giornale di gossip. E lì gli diede il nome nuovo, Novella 2000, all'epoca il 2000 faceva sognare, perché comunque sì, era un numero che faceva sognare, e da lì è iniziata quella che è la novella, insomma, Novella 2000, il giornale che tutt'oggi, se non ricordo male, tutti conoscono sul tavolino dei migliori parrucchieri in Italia. Esatto, perché è stato proprio repentino il cambio, quindi è stata proprio una scelta editoriale, cioè proprio una svolta radicale. Sì, una svolta radicale, una svolta radicale è una scelta editoriale molto forte. Come quando, sempre, quando si arriva alla saturazione di un'idea, quando un'idea va morendo, quando c'è una crisi, serve un'idea forte. E a quel punto l'idea forte è stata questa, cioè Novella cosa faceva? Pubblicava novelle per intrattenere, pubblicava storie per intrattenere, erano storie inventate. L'idea forte è stata quella di non fare più storie inventate, ma raccontare le storie dei VIP. Cosa c'è dietro i VIP? Guardare quello, una frase che si ripete spesso in redazione è il primato del privato, cioè guardare dietro, cosa c'è dietro al personaggio, cosa c'è dietro la Belen di turno, per parlare del personaggio più personaggio. Ancora? Ancora oggi? Sì, ultimamente non tantissimo, insomma, un po' di mesi che se ne sta tranquillina a casa, però sì, in ogni caso è un archetipo, se vuoi, Belen, perché se ci pensi è una bellissima donna e questo nessuno lo nega, però canta benino, è intonata, balla benino, si sa muovere benino, parla in italiano benino, anche lì non spicca in qualcosa, oltre alla bellezza. In che cosa spicca? Nella capacità di fare notizia. Cioè, perché tutti si chiamano Belen? È bella, sì, d'accordo, ma ce n'è tante di donne belle, veramente tante. Lei ha quella capacità di catturare l'attenzione, di essere personaggio, veramente di essere personaggio. E questo non è riduttivo, perché tanti vorrebbero fare il suo lavoro. È un lavoro, davvero è un lavoro quella cosa lì, di riuscire a utilizzare quello che sei e a suscitare interesse per quello che sei. Abbiamo in un certo senso individuato il personaggio perfetto, quasi costruito in laboratorio. Sì, un po' più di quasi, perché in effetti alle spalle, nella creazione di questo personaggio, c'è stato Fabrizio Corona, che è davvero, all'epoca era davvero chi creava il gossip. Creare il gossip non significa inventare delle storie, significa vendere in qualche modo delle storie, vendere sia fisicamente, perché fai le foto e poi vai a venderle alle testate, però anche renderle in qualche modo di interesse per il tuo mercato. E lì Fabrizio in realtà sì, aveva
trasformato la sua vita sentimentale con Belen in un enorme romanzo, in una novella, in un romanzo d'appendice. Novella cosa faceva? Pubblicava a puntate la vita di Fabrizio Corona e Belen Rodriguez, come la vita di tanti altri, stiamo prendendo loro come esempi, però è la vita di... è questo. E perché la gente la segue? Perché un po' perché, un po' perché sogna, perché vorrebbe essere fuori di testa come Fabrizio Corona si presenta, perché vorrebbe essere, avere quella forza fuori le righe, perché vorrebbe essere nei panni di Fabrizio Corona la sera quando finalmente va a letto con Belen, perché Belen era il personaggio che faceva la pubblicità del telefonino con quel sorriso spettacolare. Per tanti motivi. Fatto sta che loro riuscivano a creare interesse, loro erano dei personaggi da romanzo e quella che è la cronaca rosa pubblicava il loro romanzo a puntate, niente di più. Per questo non c'è una grandi, cioè c'è una grossissima trasformazione tra le quello che è il racconto con attraverso le novelle, quindi di personaggi di invenzione, è quello che è il racconto di personaggi veri. Però alla fine quello che fa il giornale è pur sempre raccontare delle storie. Sì, sì, certo. E il fatto è, deve essere dura rendere la tua vita una storia, no? Vuol dire che o sei veramente sincero oppure è un gioco di specchi, è un gioco di specchi che uno può uscirne pazzo, no? Il fatto è questo, sul lungo periodo, anzi sul medio periodo, alla fine la verità viene fuori quello che sei. Come io non sono uno che frequenta la televisione, non ho mai avuto occasione, ma non l'ho neanche mai cercata, è uno strumento che non mi attira, né da spettatore, se non per lavoro, perché devo guardarlo ovviamente, tenermi aggiornato, ma neanche da protagonista. Cioè non ha... Detto questo, tutti quanti dicono che chi va in televisione non riesce a fingere. Ci sono delle vibrazioni della voce, dei movimenti. Quando vai in diretta, in televisione, che tu sia il... Che tu sia la persona che sta tenendo l'intervista, che sia, tu sia l'intervistato, che tu sia il protagonista, che tu sia l'antagonista, difficilmente riesci a fingere per lungo tempo. E viene fuori quello che sei. Il successo del Grande Fratello è questo. È esattamente questo. Uno streaming infinito che dura mesi, può durare veramente all'infinito, dove la gente alla fine non può fingere 24 ore su 24 per 3 mesi di fila, certo. Ma neanche se sei Al Pacino puoi farlo, nel senso non è proprio pensabile. Cedi, prima o poi cedi e diventi... Sì, perché cioè, non come fai? Non, a parte il fatto che servirebbe un talento smodato, e a quel punto, lasciatemelo dire, sarebbe un po' sprecato. Cioè, se tu hai un talento di quel tipo, sprecarlo per stare chiuso nella casa del Grande Fratello per 3 mesi e basta. E poi una memoria colossale, perché sì. Nel senso... Deve avere una testa dentro la tua testa, insomma. No. O una schizofrenia piuttosto pesante, per cui allora va bene, è un altro discorso. Però anche a quel punto... sei comunque te stesso, cioè sei due personalità, ma sei comunque te stesso, non stai fingendo. Ovviamente, adesso stiamo parlando in grandi linee, c'è sempre un po' di finzione, un po' di racconto, cioè quando rendi pubblica la tua vita, probabilmente non rendi pubbliche tutte le cose. È come quando vai su Instagram, no? Che ti fai le foto, ma ti fai sempre i selfie e pubblichi quelli dove sei venuto bene. Difficilmente uno pubblica selfie dove è venuto male. Sì, sì, certo. È la stessa cosa, perché... nel racconto che fai della tua vita vuoi essere sempre seducente, alla fine vuoi piacere, ti piace piacere. Sì, sì, certo, è la maschera pirandelliana. Tu pensa che noi stiamo celebrando Fabrizio Corona, comunque lo stiamo dipingendo come un personaggio mentre io sostanzialmente non faccio altro che da anni accusarlo di essere stato colui
che ha inasprito ancora di più la paura della gente verso le macchine fotografiche, verso i fotografi. Perché sono convinto, quando tu fai le foto per la strada, sono convinto che la diffidenza, il guardare male di certa gente nel momento in cui tu tiri fuori la macchina fotografica sia dovuto al fatto che l'associazione macchina fotografica, spio, per diffamare, per estorcere, per insomma in qualche modo provocarti dei danni, ha avuto in tutta la questione dell'Elemora Fabrizio Corona inculcato nel nostro inconscio che le macchine fotografiche sono fatte per fare del male, mentre invece la macchina fotografica è fatta per fare del bene. Adesso la macchina fotografica è fatta per regalare delle emozioni possibilmente positive, no? Non necessariamente per... Però ci sono stati proprio dei periodi in cui proprio vedevi le persone, cioè cosa stai facendo, cosa ti serve, dove la metti, dove la pubblichi, dove la fai, dove la cosa... E secondo me sono in gran parte considerazioni figlie degli scandali legati alle estorsioni ai vari personaggi che facevano quella banda là. Adesso mai mi sarei immaginato di dover fare la difesa di Fabrizio Corona, perché, come si dice, ne ha fatte più di Bertoldo. E quel periodo lì in cui appunto hai ricordato di Elemora, Corona, via dicendo, non è certo stato un bel periodo per tutto quello che hai detto. Però tutto quello che... l'esasperazione, secondo me, non è dovuta a loro. Loro hanno semplicemente interpretato interpretato un momento. Le foto scandalistiche ci sono sempre state. Era noto, per esempio, che l'avvocato Agnelli, fotografato con l'amante di turno, poi comprava direttamente lui le foto. Lì il limite tra estorsione e favore è sempre un po' difficile da seguire. La Dolce Vita è stata interamente costruita come racconto dalle fotografie. I fotografi, i paparazzi, insomma il termine paparazzo poi è diventato famoso da lì, della Dolce Vita, un po' facevano parte del gioco, perché servivano per rendere famose star che altrimenti nessuno si sarebbe mai filato, serviva per promuovere, era un modo per promuovere film che altrimenti era difficile promuovere. La differenza, secondo me, è stata data invece dalla diffusione di strumenti di pubblicazione alternativi ai giornali. Nel momento in cui è nato davvero internet, è diventato di tutti, qui perciò tu puoi pubblicare, rendere pubblico proprio nel senso letterale del termine qualunque cosa tu faccia, tutti si preoccupano. Se io adesso vado in giro e faccio una cavolata e qualcuno mi fotografa, in un attimo questa cosa può finire in rete e quindi può finire a disposizione di chiunque. E soprattutto, e poi è impossibile cancellarlo, no? Si dice sempre appunto che non c'è l'oblio, diritto all'oblio ci sarebbe come diritto, ma fin tanto che c'è internet è difficilissimo che davvero una cosa sparisca completamente dalla rete. Prima sono delle società, no? Sì, sono delle società che si fanno strapagare per andare a cancellare tutto. Prima invece cosa succedeva? Che io, che non sono nessuno, se faccio una cavolata, ma nessuno mi fotografa, perché tanto è un costo inutile del rullino, dello scatto, che poi non servirà mai a niente, perché non ha alcun interesse pubblico. Secondo me quindi la paura non è data tanto dal fatto che Corona ti fotografa, ma dal fatto che Corona, continuiamo a parlare di lui come, di nuovo come personaggio, ma non è lui nella specifica, che il fotografo... Adesso ci sarà qualcuno che l'ha sostituito, immagino. Sì, più o meno sì, cioè ci sono altri fotografi. Lui non ha mai fatto foto, tra l'altro,
Non sì, sì, certo, lo chiamiamo fotografo, però è chiaro che lui non... Lui era un agente, basta. Dicevo, il punto è che se uno mi fotografa per strada, un perfetto sconosciuto, la mia immagine, la mia foto può essere utilizzata e messa in giro. Io ho difficoltà ad avere controllo. Prima veniva pubblicata su un giornale, finiva lì, al massimo finiva lì, ma solo se io ero già famoso di mio. Sì, certo. Secondo me è questo come dire, il cardine che ha reso pubblica la paura di essere fotografati. E dall'altra parte, se vuoi, ha anche reso, cioè, i fotografi più timorosi. Adesso andare in giro un fotografo che si avvicina a mia figlia per fargli uno scatto perché sta facendo una cosa buffa. Un fotografo, nel senso, una persona che si avvicina a mia figlia con la macchina fotografica perché mia figlia sta facendo una faccia buffa, perché c'è il gelato sparso, perché è una bella bambina, perché è una bella scena. E io lo guardo con estremo sospetto e gli dico no, grazie, non farlo. Perché ho paura che quella foto lì non è solo uno scatto ricordo, è qualcosa che poi finisce chissà dove. Ho perso il controllo, non ho più il controllo della mia immagine. Sì, Secondo me. anche se sai che lui non sta in quel momento, non sta commettendo nessun reato, no? Nel momento in cui lo fa in un luogo pubblico. No. Quindi l'unico modo in cui tu avresti legalmente di proteggere tua figlia è metterle un burka, no? Metterle un velo o comunque non farlo uscire di casa. Assolutamente sì, perché la fotografia è un diritto, cioè il reato è di pubblicazione. Nel caso lui pubblicasse quella foto senza il mio consenso. Senza consenso dei genitori, dei tutori, di chi sono, di quella, così, allora commette un reato. Lo commette chi ha fatto la foto, lo commette l'editore che pubblica la foto, lo commette il direttore del giornale che pubblica la foto. Ed è un reato penale. Benissimo, ma è quello il reato, come dici bene tu, non fare la foto. Certo. Io posso fotografare le persone in giro, si può fare benissimo. Poi vabbè, come sai benissimo, cioè, l'hai insegnato anche tu, e tutto dipende dall'approccio, lo posso chiedere, un sorriso, uno scambio, uno sguardo, insomma, insomma, tutto questo si può capire. Beh, certo, la fotografia è uno strumento di interazione, quindi è come una stretta di mano, no? Quindi nel momento in cui io mi avvicino a una persona con una macchina fotografica, la macchina fotografica può diventare un passepartout che mi fa fare amicizia, oppure può diventare quell'equivoco che mi fa litigare. Tutto però dipende da come io fotografo, Esatto. gestisco la cosa, gestisco la situazione. L'arma che si accompagna è quella del sorriso, è quella della gentilezza, E poi cioè, riesce a della avvertire complicità. c'è cioè, anche una differenza tra cioè, chi si avvicina in modo benevolo e chi invece si avvicina in modo malevolo. Ti racconto un aneddoto che è simpatico. Quando lavoravo per Novella 2000, e tra l'altro riguarda ancora Belen. Belen era fuori Italia, Fabrizio Corona si inventa, cioè si inventa, decide di lasciarla e come ovviamente anziché lasciarla chiamando lei per averla lasciata, chiama i fotografi dicendo ho lasciato Belen e metto giù le foto, metto le valigie di Belen sotto casa mia perché l'ho lasciata. Ovviamente bravissimo di nuovo, nel senso Certo. personaggio pessimo, bravissimo a inventarsi le cose. Era l'episodio, no? Ci vuole quell'episodio lì Esatto, quindi e quindi infatti cosa veniva. fai? Cioè stai lasciando la tua fidanzata e anziché chiamare lei per avvertirla, chiami i fotografi. Benissimo, benissimo, no. Va così. Il direttore di Novella 2000 all'epoca mi dice: Massimo, so che Belen torna in Italia questa sera, arriva con il volo delle 7 a Linate, vai a prenderla all'aeroporto, sostanzialmente per registrare la reazione. Vado a Linate e scambio quattro chiacchiere non gentilissime, devo essere sincera, sincero con Belen. Fuori ci sono una marea di paparazzi che fanno le foto, quindi ci sono le foto di me che discuto con Belen. Il giorno dopo pubblichiamo, anzi, insomma, nel numero successivo, pubblichiamo il racconto di tutta questa storia qua, con le foto di accompagnamento. In una delle foto, in secondo piano c'è una persona, un uomo,
un uomo, quindi c'è Belen tutta irritata, in secondo piano c'è un uomo che non ha niente a che vedere. Ebbene, quest'uomo qua poi ci ha fatto scrivere dagli avvocati, cercando di fare causa al giornale, perché lui è stato, abbiamo pubblicato una foto di lui all'aeroporto di Linate senza il consenso. Lui non doveva essere lì e c'era, come abbiamo saputo, insomma è andata avanti la questione, lui non doveva essere lì e c'era qualcuno a casa che lo credeva altrove. Il punto qual è stato però? In quel caso non ha vinto lui. Perché? Diritto di cronaca. Per diritto di cronaca, perché non era il soggetto della fotografia. Ah, certo, certo. Non era il soggetto della fotografia, non era il soggetto principale della fotografia, quindi... era una casualità che lui è stato fatto in mezzo, certo. Era uno tra i tanti, e come quando durante una partita di calcio il regista decide di fare una carrellata sul pubblico. Certo, certo. Non può chiedere il permesso a tutti, è una carrellata sul pubblico, quindi nessuno, cioè si può fare una cosa del genere, altrimenti cioè, diventa veramente... Questo è un argomento molto interessante, il discorso della privacy, e effettivamente allo stadio mi sono sempre chiesto quella che gli americani chiamano la kiss camera, cioè quelle inquadrature dei ragazzi che si baciano, cos'è? C'è un minimo di secondi oltre il quale diventa privacy? Non te lo so dire, purtroppo non lo so, non credo che in Italia sia consentita la kiss camera. No, però c'è, però effettivamente quando tu guardi allo stadio ci sono i ragazzi, vabbè, non tanto i baci, però magari quando gioca l'Italia, no? Ci sono i ragazzi con le facce dipinte, le ragazze con... Sì, sai cos'è? Cioè, secondo me è un po' lì, ci vuole buon senso alla fine. Se vai allo stadio, alla partita dell'Italia, con la faccia dipinta, il nastro in testa, tutto quanto... poi è difficile dire no, ma non volevo essere visto. Ah, certo. Insomma, come non quindi non dovevo essere qua. Ecco, insomma, probabilmente non ti dispiace anche, cioè nel senso non hai un grande dispiacere, però non ti so dire esattamente quale sia la legge in merito. Ci vuole veramente un grandissimo buon senso. E poi niente, di volta in volta si capisce, cioè nel senso parecchie cause, parecchie cause Novella 2000 purtroppo le ha perse, altre le ha vinte, perché poi se sono personaggi famosi possono essere fotografati senza consenso. Sempre parliamo all'esterno, non mai in luoghi privati, insomma ci sono alcuni vincoli ovviamente, possono essere fotografati e pubblicati, parliamo sempre di pubblicazione, possono essere pubblicati senza il consenso esplicito. Però tu, Alessandro Della Savia, che non sei personaggio famoso per ora, poi magari lo diventerai, e incroci il personaggio famoso di turno e ti fotografano insieme, ecco, a quel punto io che pubblico la foto sostengo che tu nel momento in cui ti sei avvicinato al personaggio famoso hai in qualche modo acconsentito di essere accostato a qualcuno che può essere pubblicato. Okay. E tu puoi dirmi no, ero lì per caso, non è vero, non è assolutamente vero, questa è la mia vita, e poi bisogna vedere il giudice a quel punto cosa decide. Non andate a pixelarlo? Sì. Noi, come... Tutti quelli che non sono VIP li pixelate. Assolutamente sì. A questo adesso poi, a parte i minori, sui minori c'è un'attenzione veramente fortissima, giustamente veramente forte. Ma chi non è personaggio e non è coinvolto viene pixelato. Non è riconoscibile, non è riconosciuto, viene pixelato. Poi possiamo stare lì a discutere se mettere dei pixel sugli occhi rendono irriconoscibile una persona, però beh, questo è lo strumento che si ha e questo si fa. Senti Massimo, ti ringrazio. Questa doveva essere solo una diretta di prova e la prova direi che è andata benissimo. Mi sono fatto un po' prendere. Vabbè, ma l'obiettivo per me è questo, cioè sostanzialmente parlare di fotografia, parlare di comunicazione. Noi allora lunedì organizziamo un'altra chiacchierata in cui magari invitiamo anche qualcuno su Zoom, insomma tramite la mia newsletter. L'idea è parlare di comunicazione,
anche in questo periodo, perché comunque a me incuriosisce che tu mi racconti come sta andando il gossip in questo periodo in cui le attività sono ferme, siamo tutti in casa e quindi insomma, se la gente è curiosa che cosa state pubblicando, insomma, avere fare delle considerazioni insieme a te su questo. Poi tu sei anche molto appassionato di fotografia, quindi parleremo anche di fotografia e insomma sfatteremo anche il mito che la fotografia di gossip assolutamente non sia fotografia, anzi insomma dal ritratto preso al volo gossip al ritratto artistico, diciamo che il confine, insomma, diciamo che ci sono delle sfumature, però non stiamo parlando di cose completamente diverse. Insomma, secondo me c'è tanto da mettere al fuoco, quindi diamo appuntamento a chi ci sta seguendo, che in questo momento dopo ti dirò quanta gente c'è che ci sta seguendo. E a lunedì iscrivetevi alla nostra newsletter. Aspetta che rientro un attimo, aspettami un secondo sì. In linea, comunque per te non cambia niente perché fondamentalmente mi vedrai sempre nello stesso modo, però invito tutti a iscriversi al mio canale YouTube oppure a vedere la diretta tramite il profilo Facebook. Parleremo di fotografia insieme a Massimo Muriani, giornalista, e ci racconterà e come vedete anche comunque grande pensatore a livello di comunicazione, a livello di fotografia, e ci vediamo quindi lunedì alle che orario facciamo? Vogliamo deciderlo al volo insieme, Massimo? 18? Per le 18, va bene, dai, ci può stare. 18 la gente è ancora in ufficio, però c'è in ufficio, ancora davanti a 6 e mezza? Beh, da lunedì sì, da lunedì ci sarà più gente in effetti in ufficio. Facciamo le 6 e mezza? 18, 18 e 30, per me è indifferente. Facciamo così, iniziamo alle 18, certo. E poi andiamo avanti finché vogliamo. Dai. Allora, aspetta un secondo, Massimo, rimani un attimo in linea, che io intanto saluto i nostri ascoltatori, grazie di avere la pazienza e comunque la voglia di ascoltare le nostre dirette, e ci vediamo lunedì alle 18. Ciao!